Attraverso 120 fotografie, una mostra al Mart di Rovereto ripercorre la storia dello studio fotografico più popolare della Vienna degli anni 20, l'Atelier Manasseh. Calembour visivi, ritratti di attrici e modelle, danzatrici e foto di nudo danno vita ad un percorso tematico che evoca uno dei periodi più vivaci dell'Europa del secolo scorso. Fondato dai coniugi ungheresi Olga Spolarice e Hrojan Vlasic a Vienna nel 1920, riscoperto negli anni Ottanta e studiato in anni recenti dopo un lungo oblio da Chiara Spenuso, l'Atelier Manasseh costituisce un archivio fotografico unico nel suo genere. Negli anni 20, dopo essersi trasferiti nell'ex capitale dell'impero austro-ungarico, i coniugi Vlasic ottengono un notevole successo fotografando i protagonisti del cinema muto. Oltre a realizzare ritratti di attrici e attori, la coppia ungherese si specializza soprattutto nel nudo femminile. Nei loro scatti i corpi sono sempre ritratti in pose studiate e giustapposti elementi scenografici e costumi di scena, spesso insoliti, che creano accostamenti evocativi e suggestivi in linea con il gusto dell'epoca. Le fotografie sono spesso evocative di una femminilità misteriosa e fatale, ma non mancano i toni ironici e surreali, vicini alle sperimentazioni visive delle avanguardie che si diffondono in tutta Europa. Con il titolo Cabaret Vienna, la mostra sull'Atelier Manasseh approfondisce e sviluppa 5 sezioni tematiche: 120 fotografie, spezzoni di film, documenti, copertine di riviste e libri d'artista descrivono l'atmosfera mondana e sfavillante di inizio secolo. Ritratti dei protagonisti del mondo dello spettacolo e del cinema, calembour visivi, immagini di nudo e fotografie di ispirazione esotica contribuiscono all'affermazione della modernità e della stravaganza. Profondamente connesso al momento e al luogo in cui si sviluppa, il lavoro dell'Atelier Manasseh tratteggia i ruggenti anni venti. È un periodo innovativo e straordinario, soprattutto per le donne, che in nome di una reclamata parità sessuale si affrancano anche attraverso gesti considerati rivoluzionari: portare i capelli corti, fumare, guidare o vestire da uomo. Mezzo moderno per eccellenza, la fotografia diventa un'ottima alleata dell'emancipazione femminile.